Annova allo studio dell'avvocato Laudanno, presidente dei penalisti di Nola. A proposito del convegno nel pomeriggio delle ore 15, più di un convegno, si tratta di una cerimonia, è vero? Sì, una manifestazione volta a premiare un penalista che si sia distinto per qualità di coraggio, di libertà di pensiero. È una manifestazione che giunge già alla terza edizione, ha avuto uno stop durante la pandemia e convoglieranno l'avvocatura campana ma anche nazionale, perché quest'anno premiamo il presidente nazionale dei penalisti, il presidente delle Camere Penali, dell'Unione delle Camere Penali, Gian Domenico Cajazza. E quindi terremo questa cerimonia alle 15 di oggi pomeriggio nelle basiliche paleocristiane in Cimitile. Sì, e chi parteciperà? Parteciperanno ovviamente, oltre all'avvocato che riceverà il premio, che consiste nell'iscrizione all'albo d'onore, all'albo dei penalisti d'onore, parteciperà il Foro Nolano, parteciperanno le Camere Penali del Distretto. Parteciperanno gli avvocati già premiati nelle scorse edizioni e parteciperà naturalmente anche i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine e anche della magistratura. Parteciperanno anche i magistrati del Foro di Nola e il presidente del Tribunale che verrà a portare i saluti. E quindi, dopodiché, sarà dibattuto qualche problematica. Gian Domenico Cajazza si intratterrà sul manifesto del diritto penale liberale, che è l'impronta genetica di ogni penalista, è un vademecum, è un vademecum, un decalogo di regole cui ogni penalista si ispira, ed è un manifesto che è sorto proprio in questi anni di populismo giudiziario, per porre un contrasto a questo vento populista che spira da qualche anno in Italia. E vogliamo parlare un po' dei problemi della Camera Penale di Nova? No, la Camera Penale di Nola, più che problemi, diciamo, in questo periodo è stata impegnata nella vicenda del procuratore, nel senso che ha sollecitato le autorità ad una celere messa Diciamo chi sono le autorità, cioè il CSM, il il ministro, il CSM. CSM che deve nominare il nuovo procuratore, deve nominare l'aggiunto. Quindi siamo stati impegnati in questo tipo di problematiche che hanno avuto anche grande risonanza mediatica e poi con tutti i problemi che si connettono alla quotidiana funzione giurisdizionale, ovviamente che riguardano il diritto di difesa, perché la Camera Penale, come tutti sanno, forse come pochi sanno, come obiettivo statutario ha la difesa del giusto processo e della centralità del ruolo del difensore. Questi sono i nostri obiettivi che poi vengono declinati in altre forme di attività che però sono sempre riconducibili a questo tipo di. All'esterno, a chi è intitolata la Camera La Penale di Camera Nola? Penale di Nola è intitolata da anni a Giovanni Leone, che è stato un insigne maestro, un processual penalista, è un avvocato inarrivabile ed era un uomo del nostro territorio. E quindi abbiamo pensato giusto, ma questa è una cerimonia che fu fatta oltre 15 anni fa, oltre 15-20 anni fa. Quindi a Giovanni Leone è stato non devo dare io le credenziali a Giovanni Leone, ma Giovanni Leone è stato veramente un avvocato penalista e un professore, un processual penalista di grande, grandissima fama. Allora, altri problemi non ce ne Ce ne sono. sono tanti, ovviamente, ci sono problemi che riguardano l'ordinario e problemi un po' più grandi, diciamo. Noi cerchiamo di affrontare una cosa per volta, dopo insomma, abbiamo affrontato in estate e anche a settembre il problema del procuratore, il problema della procura. Abbiamo sollevato delle grandi questioni,
Problemi ce ne sono, ovviamente, ripeto, i problemi sono del tribunale, della giurisdizione, noi ce ne occupiamo come obiettivi statutari E col che tribunale realizziamo. Nola ci sono state anche espressioni a livello nazionale della Camera Penale, è vero? Assolutamente sì, noi abbiamo una Camera Penale di tutto rispetto, il Presidente, già con Vincenzo Maiello, col professor Maiello, che fu presidente, fu componente di giunta nazionale. Ultimamente abbiamo avuto l'avvocato Guida, Giuseppe Guida, che è stato nella giunta nazionale, è stato tesoriere, quindi abbiamo colleghi negli osservatori nazionali. Quindi la Camera Penale di Nola è attiva ed È riconosciuta a è molto riconosciuta. livello nazionale. E può permettersi anche di fare manifestazioni come quella di oggi pomeriggio, che sono manifestazioni di alto livello. Perché a Cimitile? È un luogo rappresentativo della nostra storia, della storia di questo territorio, un luogo di grande significato e di grande bellezza.